avevamo già visto il buco. Passa di qua. Ciao a tutti ragazzi, come avete appena visto dalle clip, abbiamo provato a risalire un tratto di torrente completamente nuovo, un'esplorazione che personalmente io e Michelle non abbiamo mai fatto. Purtroppo zero trote. Ora cosa facciamo, Michelle? Ora ragazzi, come comunque potete osservare, siamo in un livello di altitudine molto elevato. Le montagne sono innevate, sembra quasi di essere in inverno, no? Cambiamo spot. Cambiamo spot, rimanendo sempre Sempre. nella nostra zona. Esatto. Ok. Mi hai rubato la frase, grande. Quindi ci becchiamo direttamente sullo spot e con un po' di trote, dai. Bene ragazzi, siamo in pista da sci. Ok. Ovviamente. Un lancio si prova anche qua, aspetta. Vai, vediamo se le prendiamo. No, scherziamo, ragazzi. Adesso scendiamo un po', ovviamente recupero prima. Wow, che posto. Ragazzi, la prima trota presa da Michelle. È proprio vero, ragazzi, che nella pesca tutto è possibile. E oggi Michelle, onore con la mano. No, dai, la mano no. Cucchiaino del 2 classico, MEPS preso al Pescare Show. È un po' che lo volevo testare, finalmente, nonostante la temperatura ci siamo riusciti. È saltato fuori una bella trota. E Nonostante alla temperatura che comunque è molto bassa. ho vinto io la scommessa, vero? Perché adesso hai Momentaneamente messo. sì, io sinceramente ho cambiato e vado anch'io con il cucchiaino, con un rotante del 3. T'ho convinto. E vediamo, perché sinceramente col gulp ho provato, ma niente, quindi vediamo un attimino, dai, Dai, in pesca, risaliamo. stessa. Qui sulla mia destra, ecco voi, un piccolo laterale che va a sfociare nel torrente principale. Torrente principale è quello che stiamo facendo adesso. E sinceramente ci ispira andare ad esplorarlo. Cosa dici, Michi? C'erano vari laterali, questo qua ti ispira tanto, ti ispirano quelle pozzettine lì sopra, vediamo un attimo e poi torniamo su quello Proviamo, principale. dai. Sempre a spinning. Ora stiamo risalendo il torrente. Come vedete, vediamo se c'è qualcosa. Poca acqua, E sinceramente. facciamo proprio prima. Proviamo fino qua, niente di particolare. E vediamo se magari riusciamo a far muovere un pochettino il rotante. Di sopra prova, è interessante di sopra. Senza farti vedere perché c'è sotto il ramo di davanti, vai. Di sopra invece? Dai, prova a scalare. Ovviamente mai piedi sopra le foglie, sopra fogliame mai. Cerca sempre di stare attenti anche su queste cose perché basta pochissimo. Cosa? Alimentare. Però c'è un bel tronco, eh.
Niente ragazzi, il piccolo laterale si conclude qua. Va in più, però sarà tutto così. Sì, comunque portata di acqua veramente poca. Nulla, ritorniamo sul torrente principale e vediamo se riusciamo a bucare qualche fario. Proprio nel momento che stavo dicendo che il rotante fa la differenza, ecco un altro esempio, veramente. Un altro esempio, un altro esemplare, sempre trotafario. Moltissimi punti stavolta. Che livrea veramente questa. Guardate che bella. Macchia percolare proprio. Ma poi guarda che colori strani. Anche queste macchioline tipo puntinate nere. Non so se si riescono a vedere, guardate che roba. Sotto la pancia. Oltre poi il bellissimo giallo delle loro pinne. Complimenti. Allora funziona tutti e due il cucchiaino, eh? Confermo. E non abbiamo ancora provato quella puzza. Tu hai usato il 3? 2. 2? Sì. Anche tu? È un colore rosso argento, quello classico che si trova un po' dappertutto. Ne vedi là una, due, tre in mezzo alla pozza? Una, due, ok, bravo. Vale. Amici del canale, il video si conclude con questa panoramica. Vi lasciamo. È una giornata piena e ricca di emozioni, divertimento, amicizia, ma non solo. Siamo partiti comunque in un torrente, abbiamo esplorato un torrente completamente diverso da questo che avete visto. All'inizio non abbiamo preso niente, poi invece c'è stato un cambiamento totale. Siamo riusciti a vedere qualche cattura, andiamo anche a mostrarvela. È stato bellissimo perché lanciare appunto in pozze innevate e poi ritrovarsi qui con una temperatura che si è alzata almeno di 10 gradi è stato un bel cambiamento, e questo secondo me ha aiutato molto anche il cucchiaino a renderci questi due omaggi bellissimi. Veramente sono rimasto quasi a bocca aperta, io personalmente, penso anche te, per le catture che abbiamo fatto, perché pescare con rotante in un periodo come questo è anche difficile riuscire a fare qualche cattura. Però saltano fuori adesso, stanno iniziando a saltare fuori. Verissimo. Bene, se vi sono piaciute queste due trote, una mia e una sua, vi invitiamo a lasciare un bel like, a iscrivervi, perché comunque l'80% o il 70% secondo le video di voi non è iscritto, ma magari guarda comunque vari video. È semplice, quindi... ragazzi, basta iscrivervi. Esatto. E ci aiutate a crescere sia nel poterci migliorare, ma soprattutto anche per il canale, per nuove avventure, nuovi contenuti. E poi magari commentare, non so, io col cucchiaino sto andando bene, io no, io sto provando di qua. E nulla, basta, hai parlato troppo, ciao ragazzi!